Fra i ministri degli affari esteri d'Italia e di Jugoslavia si è svolto in un'atmosfera di grande cordialità. Alla stazione di Santa Lucia, Sua Eccellenza Galeazzo Ciano, che era giunto poche ore prima a bordo di un potente trimotore, si è recato ad accogliere l'ospite. I due uomini di Stato hanno preso imbarco sopra una lancia della Marina che ha percorso tutto il Canal Grande sino a Palazzo Fini, prescelto come loro residenza e come sede del convegno. Dai ponti, dalle rive della monumentale via d'acqua, una grande folla rivolgeva fervide acclamazioni ai due ministri e alla nazione jugoslava. Colloqui fra le loro eccellenze Ciano e Markovic, che hanno avuto luogo durante il convegno, l'amicizia dei due stati ha trovato nuova e più stretta conferma, anche come elemento favorevole per una fiduciosa collaborazione tra i popoli del settore danubiano. Salutato da un'altra calorosa dimostrazione di popolo lungo il Canal Grande, Sua Eccellenza Markovic ha lasciato Venezia, congedandosi alla stazione dal nostro ministro degli esteri. Si è concluso così un incontro politico destinato a segnare una data importante nelle relazioni fra i due paesi amici.